Salve a tutti, friends, al vostro Super Corris! Abbiamo aggiornato Cyberpunk! Vai, si parte subito bene! Abbiamo aggiornato Cyberpunk, raga, questa è la versione 1.10, quindi proviamo subito l'aggiornamento e facciamo anche una recensione veloce. Chi non lo sa, le recensioni veloci sono delle mie recensioni dove do i voti a tutti gli aspetti di un gioco mentre sto facendo una partita, praticamente. Allora, raga, questa è una via bella trafficata. Allora, raga, come ho visto anche sui social, il traffico di persone che c'è in giro è veramente aumentato. Guardate quante ne sono. Non che nella versione 1.06 non ci fossero, però guardate qua. Davvero aumentato in maniera abbastanza corposa il numero di gente che c'è su strada. Allora, guardate qua, stanno a vedere uno degli... Bellissimo, bello, bello. Guardate che roba, raga. Cioè, stiamo camminando in uno dei luoghi più affollati, pieni di luci, eppure il gioco ancora ha segni di rallentamenti minimi. Quindi, raga, mi sembra che questo aggiornamento abbia dato un po' più di frame rate stabile. Mo caso quasi, quasi quasi lo proviamo anche con una vettura. Abbia donato quel pizzico di stabilità in più al frame rate. E niente, raga, io di bug non ne ho mai visto in questo gioco. Nella versione PlayStation 4. Non purtroppo come è successo su PC, dove ce ne sono veramente tanti. Raga, la città è piena di gente ovunque, come potete vedere, guardate qua. Il frame rate chiaramente non è il massimo, siamo sui 30 fps scarsi. Però raga, all'inizio si bloccava molto di più, guardate qua quando andiamo in giro. E dai raga, niente, secondo me all'atto del miglioramento c'è stata una ripulita generale della grafica, che è poco meglio. Più gente in giro, perciò raga, a me sembra un ottimo upgrade. Guardate quanto traffico ci stavo, prima mica era così trafficata. Raga, buono, buono, buono. A livello di traffico siamo arrivati a un livello nettamente più alto di come era prima. Qua si spara di continuo, che cazzo ci pensi a fa'. Andiamo a prendere una vettura, raga, così lo proviamo anche in ambito... Ci riusciamo a fregare una vettura? Non ci sto una vettura da fregare. Sento di suonare, ma non vedo la vettura. Eccola qui, raga. Oh! E vai! Ma perché non mi fa entrare? Pirla, dai, fammi entrare. Questo ci fa entrare sicuro. Con sto trabiccolo. Ti prego, no! Allora, raga, dai, andiamo. Andiamo a vedere con la visuale dentro l'auto cosa cambia, cosa migliora. Oddio, raga. Guardate quanto è sontuosa la città. Il frame rate mi sembra lievemente, lievemente migliore. Ovvero un po' più preciso. Secondo me l'hanno stabilizzato di qualcosa. Già con l'1.06 sarà stabilizzato parecchio il frame rate. Però guardate, raga, siamo in una zona piena di luci, piena di poligoni. Mi sembra che sia migliorato anche il frame rate. La grafica si è ripulita un po' ultimamente, quindi anche lo dobbiamo dire noi. Mo sto a mettere il nostro tipo a Tech Review. Guardate i giochi di luce, raga, è migliorato il gioco, è indiscutibile la cosa. E con la patch 1.1 secondo me si è andata a migliorare un buon 10% il tutto. Guardate qua quanto è bella la grafica in questi scorci, friends. L'asfalto, le luci. Cioè, veramente fatto bene, eh. Nonostante stiamo giocando, vi ripeto, con una PlayStation 4 assolutamente standard, che è la Slim. Quindi presumo che su Pro sia ancora più evidente il miglioramento. Allora, raga, iniziamo con questa recensione veloce, va. Guarda quanto è bello pure qua, guardate. Ah, qua non si può passare, ci sta la polizia. Allora, raga, grafica di Cyberpunk. Io parlo della versione PlayStation 4, quindi... Poi non mi inizio a scrivere ma sopra ma sotto. Versione Play 4. Grafica di questo gioco... Si becca sicuramente un bel 9,5 perché... È un gioco, raga, dalla grafica sontuosa.
È un gioco secondo me che su PlayStation 4 ha segnato ultimi standard per questa console di bellezza grafica, un po' come Gran Turismo Sport. Guardate qua, cioè una città bellissima, sontuosa, giochi di luce fantastici, è tutto riprodotto con novizie di particolari, ma in ogni ambito. Guardate pure quando corriamo. Cioè raga, la grafica è veramente bella, bella bella, i personaggi sono caratterizzati in una maniera fantastica, tutti quanti, vedete? Guardate che panorama. Raga, la grafica sua è qualcosa di pazzesco. È inutile adesso criticare. Per quanto la versione PC sia nettamente superiore, anche su Play 4 si può godere di un panorama bellissimo. Guardate qua, è tutto, tutto godurioso e rifinito al meglio. Perciò raga, grafica 9,5. Sonoro. Oddio raga, il sonoro è ottimo. Cioè, anche come parla la gente, proviamo qua. Cioè, tutte le persone incontrate hanno molte voci diverse. Sono campionati in maniera buona. Le musiche sono belle, raga, sonoro bello. Non c'è nulla da dire, molto coinvolgente. Guardate che scorci panoramici. Cioè, raga, guardate che grafica. Cioè, grafica pulita, bella, dai, su. Non possiamo dire che è un gioco che non è bello da vedere, anche su PlayStation 4. A livello di sonoro, raga, gli diamo un bel... State a guardare la televisione? Cazzo stanno a fare questi? State a ingroppare. Sonoro, raga, gli diamo un bel 9,5 perché... Oh. Questi qua stanno a far esplodere le moto, sti pazzi. Va bene, va. Gli diamo un bel 9,5, raga. Non ho mai vagato così tanto per la città. È molto divertente. Bello vedere... Che poi è tutto rifinito, ogni angolo, vedete, c'è movimento, c'è vita, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa. Quindi, raga, proprio bello. Sonoro 9,5, giocabilità. Oddio, raga, la giocabilità forse è la cosa che sconvolge di meno di tutto questo titolo. Io gli darei un 9 perché non implementa nulla di diverso rispetto ad altri giochi del genere, alias tipo un GTA, che è un open world comunque simile. Guardate che bello qua. Quindi raga, giocabilità 9 perché non è niente di scioccante. Io comunque quei rallentamenti mostruosi che hanno detto quando ci sono le situazioni più concitate non li ho visti. Quindi devo dire anche dal punto di vista della giocabilità il gioco si difende bene in ogni condizione. Si becca un bel 9 perché davvero, davvero se lo merita. Raga, allora, giudizio finale al volo della patch 1.1. Secondo me qualcosa ha migliorato. I bug e le cose che è andata a risolvere secondo me non è vero, perché io non ho mai avuto bug e crash in questo gioco, a parte all'inizio la prima partita, ma dopo di quello mai più problemi. Guarda tanto, sono rifiniti anche i personaggi che vanno camminando ora per strada, cioè nulla è lasciato al caso in questo titolo. Cioè guardate anche un cassetto dell'immondizia com'è ben illuminato, è rifinito, bello bello. Guardate quanto è bella qua la sagoma di questa persona qua, cioè raga è bello. Quindi patch 1.1 veramente migliora qualcosa. Adesso il gioco è giocabilissimo ancora di più su console come PlayStation 4, quindi ve lo consiglio. Giudizio finale, raga, quali sono i pregi di questo titolo? Grafica fantastica, sonoro ottimo, giocabilità comunque all'altezza, longevità che... Ancora diciamo nulla della longevità. Raga, la longevità è ottima. Io ci ho giocato 5 ore e comunque non ho fatto quasi neanche il 10%. Se volete attenervi alla storia principale, io penso che quelle 20-25 ore, andando veloci, le fate. E poi, raga, chiaramente con le missioni secondarie potete arrivare veramente a 100 ore, perché tanta, tanta mole di gioco. Quindi anche la longevità si becca un 9,5. Perciò, raga, grafica sontuosa, ottimo sonoro, buonissima giocabilità, ottima longevità. I difetti quali sono? Chiaramente una grafica inferiore alle console più potenti, alle versioni anche PC più potenti. Qualche rallentamento di troppo c'è, è inutile nasconderlo. E quindi raga, questi sono gli unici difetti che io posso trovare in questa versione PlayStation 4. Anche se ripeto, di bug non ne ho visti e di crash uno solo. Raga, voto finale per questo titolo, quindi siamo al commento finale. Voto finale. Per me Cyberpunk merita assolutamente un 9,5. Gioco splendido, gioco bellissimo, atmosfere uniche, grafica che comunque anche su PlayStation 4 vi restituisce una godibilità enorme. Lo porteremo in live domani sera, ragazzi, quindi godetevelo.
Raga, io ve lo consiglio a tutti i possessori di PlayStation 4 che vogliono giocare un gioco del genere. Già l'avrei consigliato prima, adesso con l'ultima patch ancora meglio, ne esce un'altra a febbraio che lo andrà a migliorare ulteriormente. Quindi raga, consigliatissimo, 9 e mezzo il voto finale e io vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Supercores. Ciao!